nello studio della Web TV di Come Dove c'è Mario Incardona, candidato alla Camera per l'UDC, Unione di Democratici Cristiani di Centro. A lui rivolgiamo tre domande alle quali dovrà rispondere in un minuto, poi la quarta domanda la sceglierà lui tra i punti del suo programma elettorale e avrà a disposizione 2 minuti. Le grandi fabbriche chiudono, nelle valli si continuano a perdere posti di lavoro. Su 120.000 residenti del Pinerolese, 12.000 circa sono iscritti al centro per l'impiego. In una situazione del genere, quali sono le iniziative che il suo partito vuole mettere in campo? Per noi il lavoro rappresenta una priorità assoluta, tanto che l'agenda Monti dà molto spazio a questo tema. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Sono tre principalmente le categorie che sono state colpite dalla crisi economica: i giovani, i lavoratori sopra i 55 anni e le donne. Per i giovani fra i 18 e i 30 anni l'agenda Monti, che è il candidato premier che noi sosteniamo, prevede espressamente una politica di incentivazione all'assunzione di giovani, quindi di agevolazione dell'inserimento di giovani nelle imprese e di orientamento professionale e formazione. Per quanto riguarda i lavoratori sopra i 55 anni che siano espulsi dal processo produttivo ma non ancora in età per andare in pensione, l'agenda Monti prevede espressamente che si acceda ad appositi fondi strutturali della Comunità Europea per poter ricollocare questi lavoratori attraverso un percorso di formazione e di riqualificazione. Per quanto riguarda le donne, l'agenda Monti prevede espressamente che esse sono una risorsa importante per il Paese. Si stima che se il 60% delle donne venisse utilmente impiegato, il PIL aumenterebbe addirittura del 7%. In questi mesi il dibattito è incentrato sulla riforma della geografia giudiziaria, varata dal Ministro Severino, una riforma che ci tocca molto da vicino, che ha portato alla soppressione del Tribunale di Pinerolo. Ecco, questo provvedimento a cascata potrà anche portare alla chiusura di altri servizi. Questa riforma era veramente necessaria? Il suo partito cosa mette in atto? Ma la riforma della geografia giudiziaria era necessaria. Per quanto riguarda però il Tribunale e la Procura di Pinerolo, noi riteniamo che la soppressione sia sbagliata e inopportuna. Io personalmente, come tutti gli avvocati pinerolesi di cui faccio parte, riteniamo che sia anche una riforma illegittima per contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, perché non ha rispettato il principio di riequilibrio fra uffici giudiziari limitrofi e soprattutto non ha rispettato quella che era l'esigenza cardine di cercare di sgravare, di decongestionare gli uffici giudiziari metropolitani. Con la riforma giudiziaria che è stata varata da questo governo, con la fretta che ha contraddistinto la sua azione, ci troviamo in provincia di Torino ad avere due soli uffici giudiziari, che sono quello di Torino e quello di Ivrea, mentre il vicepresidente del CSM, Michele Vietti, aveva auspicato il mantenimento anche della sede di Pinerolo per decongestionare nell'area sud di Torino appunto l'ufficio torinese. Le valli del Pinerolese stanno perdendo due presidi ospedalieri, a Pomaretto e a Torre Pellice. Nella sua campagna elettorale cosa pensa di attuare in campo sanitario? La nostra Costituzione, nell'articolo 32, prevede espressamente il diritto alla salute e noi riteniamo che la politica attuata dalla giunta di centrodestra in Piemonte, guidata da PDL e Lega, abbia portato delle scelte assolutamente sbagliate in campo sanitario. La spending review deve avere un volto umano. Se si deve tagliare la spesa pubblica, per noi è un principio sacrosanto, questo però non vale in campo sanitario e quindi devono essere sicuramente mantenuti i due presidi sanitari da lei ricordati. La nostra agenda Monti inoltre sostiene che il Servizio Sanitario Nazionale debba essere potenziato perché devono essere eliminati gli sprechi nella sanità, ma sicuramente servizi efficienti come quelli ricordati devono essere mantenuti a salvaguardia dell'esigenza della popolazione, soprattutto della popolazione anziana che ha difficoltà a muoversi e a raggiungere i grandi centri. Ora, per concludere, ancora un paio di minuti per illustrare uno o più punti della sua campagna elettorale che le stanno particolarmente a cuore. Sono due i temi mi stanno a cuore. Il nostro partito da sempre difende le istanze e le esigenze della famiglia. In questi tempi di crisi il vero ammortizzatore sociale è stato sicuramente la famiglia italiana, che costituisce il vero e proprio welfare di casa nostra. Il nostro programma prevede politiche di incentivi per le coppie giovani a formare una nuova famiglia e inoltre prevede, per quanto riguarda l'aspetto fiscale, tutta una serie di deduzioni e detrazioni per le famiglie numerose.
cosiddetto quoziente familiare. Il nostro partito storicamente aveva anche introdotto qualche anno fa, come ricordiamo, il bonus bebè, quindi sono tematiche su cui siamo attenti. L'altro aspetto che voglio sottolineare è quello della scuola. L'agenda Monti prevede espressamente che la scuola e l'università sono le chiavi per far ripartire questo paese. La formazione dei giovani è requisito imprescindibile per l'accesso al mondo del lavoro. Sotto questo profilo però deve essere valorizzata la scuola con un incentivo economico agli insegnanti, quindi con una maggiore retribuzione agli insegnanti, ma anche con incentivi a quei bravi dirigenti scolastici che devono essere appunto incentivati. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, non solo il Partito Democratico ma anche noi vogliamo dire con forza che non devono più verificarsi situazioni come quelle successe a Rivoli, per cui non vi è sicurezza nei plessi scolastici, ma uno studente deve poter andare a scuola serenamente senza dover rischiare la vita. Quindi devono essere messi in sicurezza anche gli edifici scolastici. Ringraziamo il candidato Mario Incardona dell'UDC per aver accettato di partecipare al nostro ciclo di interviste.